Se qualche video fa abbiamo potuto parlare del meglio dell'E3 2017, non dobbiamo assolutamente dimenticarci che la fiera losangeliana ha saputo raccogliere intorno a sé anche numerosi momenti oscuri che mi tormenteranno nel sonno. Beh, andiamo, dai. Vediamoli insieme. Partiamo da un importante presupposto. Nonostante ritenga il primo Star Wars Battlefront di casa DICE un enorme fallimento che ha saputo penetrarmi fin nelle budella, vi giuro che mi viene ancora da piangere se penso alle potenzialità del titolo che sono state buttate direttamente nel cesso. Allo stato attuale ne attendo il secondo capitolo con un certo interesse, più che altro perché sembra essersi proposto il compito di risolvere numerosi dei grossolani errori che erano presenti nell'episodio precedente. E credetemi quando vi dico che non erano pochi. Il gioco presenterà infatti una nutrita quantità di contenuti a lancio, una campagna single player. Dio ti ringrazio! La presenza di tutte e quattro le fazioni principali della saga e tutta una serie di contenuti aggiuntivi che saranno rilasciati gratuitamente, ai quali verranno però affiancati anche una serie di DLC a pagamento, poiché a quanto pare EA non è felice se non fa qualche cagata. Il motivo per cui Battlefront 2 si trova in questa nefasta classifica non riguarda un qualche problema del gioco in sé, quanto piuttosto una specifica decisione presa da Electronic Arts, la quale ha infatti deciso di dedicare ben 30 lunghissimi minuti della sua conferenza per mettere in mostra una singola partita multiplayer che è servita solo a mostrarci un titolo che in termini ludici sembra identico al suo predecessore. Sono stati 30 minuti noiosi, 30 minuti sprecati per un gioco che già conoscevamo perché nessuno di noi si aspettava stravolgimenti sul gameplay e conseguentemente a nessuno interessava di vedere altra roba sul multiplayer. Tanto già sappiamo cosa aspettarci, ed infatti quello che abbiamo visto è stato niente più che un reskin del primo capitolo. Una situazione diametralmente opposta al single player, che tutti attendiamo con estrema curiosità, ma di cui finora non si è ancora visto praticamente un menga. E come tutti sappiamo, questo non è mai un bene. Ironicamente, se proprio dovevano farci vedere sto multi, avrei di gran lunga preferito uno di quei trailer da 2-3 minuti preparati ad arte, in cui ti viene fatto vedere un po' tutto quello che potrai fare in game e che non servono a nient'altro se non ad hyparti a livelli inauditi. Che la cosa piaccia o meno, quello è un ottimo modo per attirare l'attenzione dei videogiocatori, mentre così invece non farete altro che annoiarli a morte, come poi di fatto alla fin fine è successo. Quando circa un annetto fa ebbi modo di giocare all'ultimo capitolo di Need for Speed, me ne innamorai. Ciò che apprezzai maggiormente di quel titolo fu la sua capacità di rievocare il mood del brand che ormai da anni era andato irrimediabilmente perduto, quel senso di gara clandestina fatta nel cuore della notte e con la polizia pronta a farti il culo, farsi una reputazione con la propria crew accrescendo sempre di più in termini di importanza, il tutto unito alla sua capacità di farmi affezionare sia al veicolo che utilizzavo, sia a quella stessa crew di attori in carne ed ossa piacevolmente caratterizzati. E se vogliamo, anche capaci di avvicinare l'esperienza finale ad una sorta di film. Chiaramente non era un titolo perfetto, ma rimaneva comunque estremamente godibile, ed io speravo con tutto me stesso che EA avrebbe mantenuto questo fantastico feeling anche per i capitoli successivi, cosa che purtroppo alla fine non è successa. Quando Need for Speed Payback si è mostrato per la prima volta, non ne sono rimasto insoddisfatto, bensì dispiaciuto. Dispiaciuto poiché gli sviluppatori hanno voluto sostanzialmente buttare nel water tutto ciò che di buono è stato fatto in passato per poter tirar fuori una sorta di Fast and Furious videoludico ancor più sotto steroidi. Esplosioni ad ogni angolo, sportellate che sfidano ogni legge fisica, azioni da film hollywoodiano al limite della follia. Roba che neanche Michael
Bay sarebbe riuscito a proporre. Alla fin fine ci siamo ritrovati con un titolo, a mio modo di vedere, sicuramente interessante, come ogni capitolo del brand d'altronde, ma che non ha nulla a che vedere con ciò che dovrebbe essere un Need for Speed, una scelta indubbiamente intrapresa al fine di ampliare il proprio pubblico, includendo tutti quei videogiocatori che vivono a pane e COD, incapaci di distinguere il freno dall'acceleratore, ma che si sono ritrovati con una minchia di cavallo vedendo tutta la roba che esplodeva su schermo, e diciamocelo senza tanti peli sulla lingua, in quei 5 minuti di video ne sono esplose parecchie di cose. In fondo, come tutti quanti noi sappiamo molto bene, le esplosioni hanno sempre rappresentato un punto focale dell'esperienza automobilistica di casa EA. Teste di minchia. Insomma, sembrerebbe proprio che Electronic Arts abbia deciso di realizzare una sorta di Need for Speed The Run 2.0, con ben poco realismo, ma tanta componente cazzara. E ricordando la qualità del primo The Run, beh, diciamo che già adesso mi sto pisciando addosso dalla paura. Prima di vedere insieme questa nona posizione, chiedo a tutti voi di fare un respiro profondo. Gioco. Voglio essere chiaro fin da subito, ragazzi. Sea of Thieves potrebbe rivelarsi a mani basse come uno dei più importanti colpacci di Microsoft. Un titolo potenzialmente capace di vendere a vagonate, facendo sentire al contempo la sua mancanza ai possessori di una console Sony. Ciò detto, mi sono però dovuto ben presto scontrare con tre problematiche che hanno decisamente, se non smorzato, decisamente minato il mio personale interesse nei confronti del titolo. In primis, il multiplayer è stato un duro colpo, o per meglio dire, la mancanza di una componente single player è stata un duro colpo. Alla fin fine ho spesso goduto anche grazie a titoli con una massiccia componente online, e non fatico a credere che giocato con amici il tutto saprà regalare delle belle soddisfazioni, ma visto il setting, viste le ambientazioni e le possibilità che ne sarebbero potute conseguire, la scoperta della totale assenza di una modalità per giocatore singolo, la mancata implementazione di un'avventura vera e propria con un inizio ed una fine, l'ho visto come uno spreco di potenzialità. Secondariamente, Rare. Parliamo di una software house che ha fatto la storia, che ha realizzato delle perle di incredibile qualità, ma che ormai da anni sembra aver perso tutto ciò che la caratterizzava. Mi dispiace dirlo, ma da quando Microsoft ha acquistato la software house, parliamo di ben 15 anni fa, il team ha tirato fuori dal cilindro quasi esclusivamente solo titoli a malapena mediocri, senza poi tener conto di quelle che erano vere merde. Ed onestamente, per quanto ci sia gente che ancora oggi la venera come fosse una divinità, mi riesce davvero difficile credere che possa riuscire a reggere il peso di una simile IP. Ovviamente ci spero, però non ci credo. Ciò che però più di ogni altra cosa ha contribuito a far finire Sea of Thieves in flop si può riassumere in una conversazione che ebbi quando il titolo venne mostrato con del gameplay effettivo per la prima volta. Scusa, ma tu hai capito cosa bisogna fare in Sea of Thieves? Qual è l'obiettivo? Ma non capisci? Non c'è un obiettivo! Tu potrai fare il pirata, potrai esplorare la mappa di gioco, cercare tesori sepolti, giocare con altri utenti! Ecco ragazzi, fermiamoci un secondo, questa discussione non vi ricorda qualcosa? Scusa, ma tu hai capito cosa bisogna fare in No Man's Sky? Qual è l'obiettivo? Ma non capisci, non c'è un obiettivo, tu potrai fare l'astronauta, potrai esplorare la mappa di gioco, cercare creature alieni e segrete sui pianeti, giocare con altri utenti! Senza voler in alcun modo fare un paragone qualitativo tra No Man's Sky e Sea of Thieves, ciò che più mi spaventa riguardo del titolo di casa Rare riguarda proprio i contenuti che saranno disponibili al lancio, perché fino ad ora, dai trailer di gameplay mostrati, ho visto giocatori che ripetevano sempre e solo lo stesso schema d'azioni, ovvero vai sul punto X della mappa, prendi il tesoro, magari combattendo con qualche avversario, e poi scappa, a volte dovendo però prima affrontare altri giocatori, e la cosa mi sta pure bene, poiché sono fasi che ho trovato divertenti. Ma poi?
Io non vorrei che Rare commettesse lo stesso errore di Hello Games, che sbandierava i 420 il suo mega universo. Potrete esplorare il cosmo, non avete manco idea di tutto quello che potrete vedere. Però poi ti accorgevi che dopo aver abbandonato il tuo primo pianeta, cominciavi ad eseguire una vera e propria routine d'azioni con zero varietà e zero differenziazione, con l'ovvio risultato che dopo neanche 5 ore ti ritrovavi con due angurie al posto dei coglioni. Eccola là, ragazzi, io ho paura che Sea of Thieves pecchi pesantemente in termini di varietà. Ho paura che del gioco avrete già visto tutto dopo essere salpati dalla prima isola. Timore a cui gli sviluppatori, almeno fino ad ora, non hanno posto alcun rimedio. Se seguite assiduamente i miei video, saprete sicuramente che Life is Strange è stata per me una piccola perla videoludica che, seppur presentasse qualche problematica, riuscì a conquistarmi e a tenermi incollato allo schermo per tutta la sua durata. Ecco quindi che di colpo Square Enix ne annuncia una seconda stagione, una news a cui rispondo con un misto di terrore ed eccitamento. Da una parte terrore perché l'avventura di Max e Chloe raccontava una storia autoconclusiva che almeno con uno dei due finali si chiudeva in maniera perfetta e soddisfacente, in cui non si presentava minimamente la necessità di proseguire nelle vicende di Arcadia Bay e compagnia. Dall'altro lato invece eccitamento poiché questa seconda stagione potrebbe raccontare una storia completamente slegata dal primo Life is Strange, con nuovi personaggi e nuovi poteri, una possibilità che se diventasse realtà mi manderebbe in brodo di giuggiole. Indipendentemente da ciò però, ciò che davvero mi ha colpito, ed in questo caso possiamo tranquillamente dirlo in negativo, è stata la presentazione di Life is Strange Before the Storm, un'altra stagione ancora del brand non in lavorazione presso gli studi di Dontnod Entertainment. Il motivo per cui ho odiato anche solo l'annuncio di questo titolo riguarda proprio la premessa narrativa dell'avventura, la quale ci permetterà di scoprire più nel dettaglio il passato, tutt'altro che tranquillo, della nostra tanto amata Chloe, un passato che molto semplicemente non necessitava di essere approfondito. In Life is Strange il personaggio di Chloe veniva ampiamente spolpato in ogni suo aspetto e alla fine del gioco ne avevamo un quadro complessivo completo. Conoscevamo i suoi timori, i suoi sogni, le sue delusioni, sapevamo qual era il suo carattere e quali errori aveva commesso. Ovviamente alcuni particolari erano stati lasciati volutamente aperti affinché fosse il videogiocatore stesso a darne una sua libera interpretazione, ma il risultato finale era semplicemente perfetto ed io sono sicuro che i ragazzi di Dontnod non avessero alcuna intenzione di andare a ripescarla. Peccato solo che a Square Enix... Oi Bob, dimmi pure Frank. Ci servirebbero un po' di entrate extra. Un prequel su Life is Strange? Che dici? Ci mettiamo un po' di impegno? Impegno, dici, eh? Qualche capoccia ai piani alti deve aver chiaramente annusato l'odore di soldi facili nell'aria, decidendo quindi di mandare tutto in vacca facendo realizzare un prequel completamente inutile, ma che verrà comunque comprato da tutti quei deficienti che come me hanno adorato il gioco. Sappiamo che è una mossa commerciale e tutti quanti, chi più chi meno, possono già avvertire il bruciore al culo che questo Before the Storm saprà farci provare. Ma anche solo l'idea di poterci riavvicinare a quei personaggi che già amammo mesi e mesi fa, basta e avanza per farci aprire il portafogli come manco una portoricana saprebbe farsi aprire in un video di YouPorn. Quindi sì, Square Enix ha nuovamente messo in mostra la sua faccia da culo, ma ha anche dimostrato quanto tutti noi siamo dei grandissimi pirla. Dopo aver giocato ed apprezzato non poco i primi due crackdown, degli sparatutto in terza belli cazzoni che ai tempi furono capaci di guadagnarsi non poco interesse da parte del pubblico, non potei far altro che esultare dalla gioia quando vidi presentato per la prima volta Crackdown 3, titolo che non mi sarei minimamente aspettato venisse annunciato e che fortunatamente dai primi trailer rilasciati non sembrava aver perso minimamente il suo carattere, la sua follia. Passa del tempo, nuova conferenza Microsoft, nuovo trailer di Crackdown 3. Grazie alla potenza del cloud potrete distruggere intere città in multiplayer, ed ora godete! Ok, ci crederò solo quando lo vedrò con il pad in mano.
Passano altri mesi, arriviamo alle 3 2017, rieccoci con Microsoft e Crackdown 3 viene finalmente mostrato con un vero e proprio video gameplay, purtroppo riassumibile in una sola parola. Ma... non lo so, forse mi sono fatto prendere dall'eccitamento, magari ci credevo troppo, ma sta di fatto che quanto visto a queste tre non solo non mi ha convinto, ma mi ha proprio fatto cadere i coglioni. Il gameplay mostrato alla conferenza Xbox ha messo in mostra un titolo senza carisma e terribilmente noioso. Gli sviluppatori non sono stati capaci di svecchiare la loro opera. In quei pochi minuti in game mi sono sentito come se stessi guardando il primissimo Crackdown, e non è un titolo invecchiato bene. I due veri colpi di grazia sono però arrivati successivamente alla conferenza. Prima con molti redattori di siti videoludici che, provando il titolo, hanno parlato di un'opera assolutamente dimenticabile. E poi, successivamente, quando i beta tester del gioco hanno affermato che il titolo sarebbe completabile in appena 3 ore, senza neanche star lì a cercare di fare le cose di fretta. Ah, e non dimentichiamoci anche del posticipo della data d'uscita ad un non meglio precisato 2018, secondo le fonti ufficiali, poiché... il titolo, allo stato attuale, non rispecchia i nostri obiettivi ultimi. Il tempo extra concesso agli sviluppatori permetterà loro di migliorare e limare alcuni dettagli del già ottimo titolo che stanno sviluppando, così da poter offrire la migliore esperienza possibile. Che poi, tradotto nei fatti, significa... lo stato del titolo attualmente è una cacata, e visto che se l'avessimo lanciato sul mercato in queste condizioni ci saremmo ritrovati con delle bombe carta negli uffici, abbiamo ritenuto fosse più opportuno dare maggior tempo alla software house. Parliamo quindi di una definitiva IP rovinata con un capitolo che è sicuro si rivelerà essere un nuovo disastro di casa Microsoft? Assolutamente no, la possibilità che il gioco si riveli essere una piacevole sorpresa è sempre dietro l'angolo, e dopotutto finché questo Crackdown 3 io non lo provo con mano non posso certo andare a bocciarlo. Ma se il buongiorno si vede dal mattino, diciamo che la nuova opera targata Sumo Digital non mi sembra il cavallo vincente su cui varrebbe la pena scommettere 70 dei miei sudati euro. Sì, ok che bisogna aspettare l'uscita di un titolo per poterlo criticare, però Cristo, a tutto c'è un limite. Metal Gear Survive è un insulto nei confronti di tutti noi che videogiochiamo da anni, tutti noi che siamo fan di un brand che ha fatto la storia del videogaming, un'opera magistrale che nel corso di 4 generazioni da me vissute non ha mai vacillato. Ok, non ha quasi mai vacillato. Il punto è che quando Kojima venne allontanato definitivamente dal brand, con quella guerra in casa Konami che manca in una telenovela spagnola, non solo io, ma tutti noi fan, accettammo l'idea che quella fosse la fine di Metal Gear Solid, semplicemente perché un simile diamante non puoi metterlo nelle mani di nessuno che non sia Kojima. Non esiste altro essere vivente abbastanza malato da poter reggere il peso di una simile creatura senza far cagate, capaci di rimanere impresse nella storia dell'industria. Ma Konami non ha voluto sentir ragioni e dall'alto della sua genialità deve aver pensato: abbiamo Metal Gear, abbiamo i non morti, soldi a palate! E forse sì, questo titolo potrebbe davvero farli soldi a palate, anche solo per il suo riportare Metal Gear sulla copertina, ma da fan che questa saga l'ha vissuta, con cui c'è cresciuto piangendo, ridendo e delirando Dio solo sa quante volte, lasciatemi dire che tutto questo, anche la sola idea di sviluppare un simile prodotto, rappresenta un immenso dito medio sparatoci su per il culo. Che poi continua a chiedermi, un survival... co-op con gli zombie in un Metal Gear. Ma perché? Ma che cazzo ci azzecca? Mi sembra davvero di rivivere i tempi in cui venne annunciato quell'orrore di Umbrella Corps ed io sto accendendo cere alla Madonna in ogni chiesa d'Italia nella speranza che questo disastro faccia un buco nell'acqua ancor più profondo. Sia chiaro, finora si è visto molto poco del titolo, giusto qualche gameplay sparso qua e là, ma quel poco è stato comunque sufficiente per farmi morire dentro. Un titolo piatto, un titolo vuoto, privo di carisma, legnoso e soprattutto noioso. Noioso anche solo da guardare,
e pensa a giocarlo. Durante queste tre, va detto, non si è visto praticamente nulla di nuovo a riguardo, se non per alcune dichiarazioni sparse da parte degli sviluppatori. Però numerosi redattori di siti videoludici hanno avuto modo di provarlo e, guarda caso, erano tutti concordi nell'affermare: sì, esatto, abbiamo avuto modo di provare Metal Gear Survive e mamma mia che merda. L'unico modo in cui questo titolo potrebbe mai finire in una mia qualsiasi top è se ne venisse annunciata la totale cancellazione. Già a queste tre, Konami ha fatto un importante passo in avanti, annunciandone lo slittamento dal 2017 al 2018. Ora però qualcuno deve dare il colpo di grazia. In nome di Dio, strangolatelo nella culla. Fate un atto di pietà. Ve ne prego. Dai. E che cazzo? Ammettiamolo ragazzi, la conferenza Ubisoft dell'anno scorso fu una bella merda. Troppe chiacchiere, poche sorprese, interviste inutili agli sviluppatori e video gameplay interminabili. Ma quest'anno la società francese ha saputo riprendersi alla grande con un evento live ben più interessante. Pochissime chiacchiere, tanti trailer ed anche qualche sorpresa, seppur non le definirei tutte esattamente saltanti. Nel pieno della conferenza, ecco infatti comparire qualcosa di mai visto. No, aspetta, è qualcosa a tema pirati? Ma sei un gioco piratesco e andiamo così! Vedo il trailer esaltato, mi godo ogni singolo secondo in attesa di scoprire qualcosa di più sul gioco, finalmente arriva un gameplay e muoio dentro. Puttana ragazzi, Ubisoft ha capito tutto. Visto che fare nuovi IP è troppo difficile e considerando che continuare a far uscire decine di Assassin's Creed non sembra essere più molto producente, prendiamo un Assassin's Creed che è piaciuto, togliamogli a forza qualsiasi riferimento ad Assassin's Creed et voilà, eccovi una bella IP nuova di zecca da vendere a 70 euro tondi tondi. E poi, come se tutto questo inferno dantesco non fosse già sufficiente, il colpo di grazia. The Raiders, going head to head with a gang of rival players. È un titolo multiplayer! Ok, magari sono io che confidavo troppo in Ubisoft, ma almeno un minimo di inventiva. C'è stato The Division, un disastro. C'è stato Wildlands, un disastro. C'è stato For Honor, un disastro. E adesso per riconquistare il pubblico cosa ci tirate fuori dal cilindro? Un multiplayer competitivo. Ma Cristo, basta! Basta cazzo! Non solo, è anche un titolo privo di carattere, letteralmente un black flag fatto a pezzi per confezionare un gioco alla bella e meglio. Che poi, già dai suoi primissimi trailer in game, sembra vuoto, il classico progettino da due soldi fatto giusto per racimolare qualche spicciolo. Ma Freccio, guarda che gli sviluppatori hanno annunciato che nel gioco ci sarà anche una modalità single player! Verissimo, ma se alla prima presentazione di un titolo mi mostri soltanto la sua componente multiplayer, per poi avvertirmi tramite un comunicato di due righe che il gioco avrà anche un single player, beh, diciamo che mi riuscirà difficile credere che il single player sarà il piatto forte dell'esperienza. Diciamocelo senza girarci troppo attorno, adoro David Cage e tutto il team di Quantic Dream. Heavy Rain fu per me una rivelazione unica, una di quelle IP che ti rimangono impresse nel cuore, un titolo originale e dall'incredibile narrazione che volle usare, una delle più grandi esclusive targate PlayStation 3 che io abbia mai avuto la fortuna di giocare, a cui poi seguì Beyond Due Anime, sicuramente un gradino inferiore rispetto a Heavy Rain, ma parliamo comunque di una piccola perla. Merita menzione anche il caro vecchio Fahrenheit, titolo decisamente piacevole, ma solo per metà. E se l'avete giocato, credo che saprete il perché.
Ma quindi, visto e considerato tutto ciò, come mai Detroit Become Human è finito in flop, in una posizione anche abbastanza elevata tra le altre cose? Beh ragazzi miei, è molto semplice, Detroit Become Human non è finito in flop, o per meglio dire, non è finito in flop per suoi demeriti particolari. Qui il cacciatone se lo becca Sony ed il suo volerci presentare titoli su titoli mai visti prima, ma che poi usciranno nel 2054. Sia chiaro, è un metodo che funziona, funziona anche con me. Sappiamo che Sony sta lavorando, sappiamo che i titoli sono in sviluppo, ma porca loca, qualche data datecela! Ecco in cosa speravo, ecco cosa mi aspettavo di vedere alle 3 di casa Sony. Conferme, conferme sull'uscita di almeno una parte dei titoli che dovrebbero arrivare nel corso dei prossimi mesi. Ed invece è stato il silenzio, non si è saputo nulla se non qualche generico 2018, la delusione più totale. Detroit è stato però uno dei casi più dolorosi, forse il più doloroso. Ci credevo ragazzi, ci credevo davvero tanto. Dopo quasi 2 anni d'attesa, 5 se contiamo proprio la primissima demo che venne presentata a riguardo, ero praticamente certo che almeno per Detroit sarebbe stato fatto sto benedetto annuncio. E invece niente, il nulla, il silenzio più totale. E diciamocelo chiaro e tondo, comincio ad averne davvero piene le palle. Ok, come posso spiegarvi questo terzo posto? The Evil Within 2 sarà alle 3. Cristo santo ragazzi, questo E3 lo ricorderò come le 3 dei leak, le 3 dei rumor confermati, delle sorprese rovinate. Per carità, ci sono comunque stati degli annunci di non poco conto, ma resta il fatto che un buon 80% di quello che è stato presentato già sapevamo che si sarebbe visto, alle volte anche grazie a rumor che letteralmente ciucciavano fuori dal nulla a poche ore dalle relative conferenze. Un vero disastro. Purtroppo è il nuovo modo di fare l'E3, in un certo senso è anche comprensibile da parte dello sviluppatore, semplicemente perché una software house vuole che il pubblico parli del suo titolo, vuole che si incuriosisca a riguardo, che vada a cercare dettagli a riguardo, un desiderio che però non può concretizzarsi all'E3, dove si viene letteralmente bombardati di annunci e quant'altro. Quindi ecco che arrivano i rumor, ecco che i giochi vengono proprio presentati direttamente dai team di sviluppo pochi giorni prima della fiera, ecco che nell'industria videoludica tutti diventano degli incompetenti rilasciando per sbaglio informazioni riservatissime. Lo ripeto, se mi metto nei panni dello sviluppatore, posso capire perché ci si comporta in questo modo, ma da utente che poi la fiera dovrà andarsela effettivamente a vedere, non posso nascondere che mi state letteralmente uccidendo la magia delle tre, quell'andare a scoprire, annuncio dopo annuncio, tutte le grandi sorprese che le software house hanno tenuto celate per mesi e mesi, e invece niente. Wolfenstein The New Colossus, già leakato. The Evil Within 2, già leakato. Shadow of the Colossus, già leakato. Need for Speed Payback, già leakato. Dagli sviluppatori per giunta. Non è il primo anno che succede questo e purtroppo non c'è soluzione a ciò se non staccare il modem e chiudersi in un bagno per un mese buono dall'inizio delle tre. Chiaramente dovremo farci il callo, ma non vi nascondo che anche quest'anno ho dovuto inghiottire un boccone veramente amaro. Ed il peggio è che questa situazione si ripresenterà tale quale anche per le tre del 2018. Ed eccolo qui, in tutta la sua possente bellezza, medaglia d'argento per Assassin's Creed Origins, quello che per me è stato il peggior momento in assoluto della conferenza di casa Ubisoft. Sì ragazzi, per me è stato un flop. Dovete sapere che quello di Assassin's Creed è un brand che gioco fin dai suoi albori e che tra alti e bassi ho seguito sempre con piacere. Purtroppo però c'è poco da fare, con i suoi ultimi capitoli l'IP aveva ormai raggiunto un vicolo cieco, sia da un punto di vista narrativo che di gameplay. Diciamocelo, Ubisoft doveva dare una svecchiata al brand ed infatti circa un anno fa ci fu la famosa decisione. Quest'anno non uscirà alcun nuovo capitolo di Assassin's Creed al fine di trasformare completamente la serie in qualcosa di totalmente diverso, qualcosa che siamo sicuri sarà in grado di conquistarvi. E cazzo ragazzi, ci ho creduto, speravo davvero che quest'anno la software house francese avrebbe fatto il colpaccio. Ed invece niente.
Origins si è finalmente mostrato a tutti noi e fin dal primo istante di gioco sono rimasto pervaso dalla delusione più disarmante. Se questo è quello che Ubisoft intende per trasformazione radicale di un brand, siamo tutti fottuti. Che poi trasformazione, cos'è che alla fine è effettivamente cambiato? Quell'aquila drone che ti segna i nemici? Il nuovo ed imbarazzante sistema di combattimento che sembra addirittura più legnoso di quello originale? Complimenti comunque, ce ne vuole di abilità per fare un simile scempio. Oppure vogliamo parlare dello stealth che con quell'imbarazzante cono visivo dei nemici, unito alla loro intelligenza artificiale inesistente, rende l'intera struttura praticamente inutile. E mi raccomando, non dimentichiamoci dell'albero abilità con quella freccia telecomandata che ormai ha già fatto la storia. Voglio essere molto chiaro con voi, non voglio dire che questo Assassin's Creed Origins sarà un brutto titolo, tutt'altro, magari si rivelerà essere un capolavoro. Ci spero, non ci credo. Sicuramente lo giocherò, ma non siamo neanche lontanamente vicini a quello che mi sarei aspettato, a quello che gli stessi sviluppatori avevano dichiarato. Si parlava di rivoluzionare tutto, di riavvicinare i fan, di trasformare la serie in un vero must have. Ma... non so voi, ma tutto quello che io ho visto è stato un'imbarazzante storpiatura di tutte le meccaniche del brand, unito ad un'ingiustificabile semplificazione della formula ludica, il modo perfetto per evitare che i bimbi col moccio al naso si possano lamentare. Non solo. Se da una parte è vero che il piatto forte di ogni Assassin's Creed è costituito dalle sezioni storiche in cui si impersonano i panni del nostro caro vecchio assassino, dall'altro lato io continuo a ritenere che il vero protagonista del brand, il vero cuore pulsante dell'IP, sia tutto ciò che riguarda la linea temporale nel presente. Avete presente Desmond e compagni? Ecco loro. Ebbene, il fatto che durante la presentazione del gioco non si sia menzionato manco per sbaglio ciò che riguarda le vicende degli assassini ai tempi nostri mi fa pensare molto male. Che altro dire, Origins purtroppo mi sembra un titolo qualitativamente ben al di sotto delle mie personali aspettative. A questo punto non possiamo far altro che incrociare le dita e sperare che il tutto vada per il meglio, ma non vi posso nascondere che già a partire da adesso sento un fastidioso bruciore alle natiche. Sì, ragazzi, ci siamo. Come medaglia d'oro per il peggior momento delle 3 2017 ci finisce la conferenza Microsoft. Beh no, non è esattamente così, non è la conferenza Microsoft a finire in flop, bensì la conferenza Xbox. Come già ebbi modo di dire durante la top, la conferenza Microsoft in sé è stata assolutamente piacevole, poche chiacchiere, una marea di giochi ed anche qualche sorpresa. Il problema di base è che a questa fiera Microsoft doveva riscattarsi, doveva far riscattare la sua home console. Una console che ormai da mesi sta accumulando inquietanti centimetri di polvere. Vista l'enorme disparità tra PS4 e One, mi aspettavo davvero che Microsoft avrebbe fatto miracoli questa volta, e invece niente. I giochi ci sono stati, la conferenza è stata molto serrata, ma è mancato tutto ciò che sarebbe servito ad Xbox per risollevarsi. Sono mancate le esclusive AAA capaci di farsi rimpiangere dai videogiocatori, capaci di rivaleggiare con i titoli targati PlayStation 4, perché pensateci, cosa abbiamo visto? Sono stati presentati 20 e passa indie, poi Cuphead ed il nuovo Ori and the Will of the Wisp. Sicuramente bei titoli, ma pur sempre giochi minori. Abbiamo visto Crackdown 3, che era meglio non vedere, e Sea of Thieves, che insieme al nuovo Forza Motorsport è forse l'unico titolo capace di catturarsi la curiosità della massa. E fin qui ok. Ma poi? Metro Exodus, multipiattaforma. Assassin's Creed, multipiattaforma. L'Ombra della Guerra, multipiattaforma. Anthem, multipiattaforma. Dove erano le bombe? Dove hanno messo le nuove IP esclusive? E le conferme sui brand più famosi invece? Perché non un teaser del nuovo Halo? Anche un'immagine di Gears of War? Nella situazione attuale dovete dare un po' di speranza ai vostri fan. Dio Cristo, l'ha capito pure Nintendo che in questo modo ti guadagni il favore del pubblico.
Sia chiaro, diversi dei titoli presentati mi interessano molto e sicuramente li comprerò, ma non hanno le capacità per rivaleggiare con un God of War o uno Spider-Man, anche solo a livello di marketing, e a Microsoft è mancato proprio il marketing, non ha tirato fuori le palle. Immaginate la posizione in cui si sarebbe messa Microsoft se avesse tirato fuori bei soldoni per accaparrarsi l'esclusività di Metroid Anthem. Già solo quella avrebbe ridato molta fiducia al marchio. Fiducia che a Microsoft serve come il pane dopo il disastro Scalebound. In compenso però è stata mostrata la nuova ed incredibile super console in 4K, Xbox One X. Cristo, se PS Vita e Wii U erano delle atrocità, Microsoft è riuscita a fare addirittura peggio. Godete all'idea di giocare tutti gli incredibili indie per cui sta XXX non serve ad un menga. Immaginate la magia di Minecraft in 4K. Pensate ad Assassin's Creed Origins giocato su tale console. Ed immaginatelo soprattutto dopo che la stessa Ubisoft ha ammesso che le differenze grafiche tra Xbox One X e PlayStation 4 Pro saranno praticamente impercettibili. Marketing, amici miei, puro e semplice marketing fatto da cani, perché ricordatevi sempre: quando una console che il vostro cuore dovrebbe conquistare non ha una line-up in grado da attirare, son cazzi. Dritti nel cu... Davvero, non so cosa dire, non saprei cosa pensare. Microsoft è stata una delusione. È stata una delusione per anni e giunti al momento del riscatto sembra essere praticamente scappata con la coda tra le gambe. E ve lo dico con il massimo dispiacere possibile, perché quando c'è la concorrenza i primi che ci guadagnano siamo proprio noi videogiocatori. Mi taglierei un testicolo piuttosto che vedere lo stradominio di Sony che però si sta lentamente concretizzando. Ma Freccia, guarda che hanno anche aggiunto la retrocompatibilità con la prima Xbox, non ne sei contento? Beh, diciamo che a caval donato non si guarda in bocca, però non è questo quello che io intendevo quando parlavo di far vedere i muscoli. E poi su via, posso capire il piacere della news, ma addirittura la standing ovation con tanto di urla di gioia da parte del pubblico. Diciamo che mi è sembrato leggermente esagerato. E niente ragazzi, peccato, Microsoft non ha sorpreso e dubito riuscirà a far miracoli per questa seconda metà del 2017. Oramai credo che sia giunto il momento di cambiare definitivamente posizione alla mia console, visto che a questo punto continuerà a rimanersene intoccata ancora per parecchi mesi.